Adesso, solo leggendo il titolo, arriveranno i tifosoi di Juventini e Milanisti ad accusarmi di falsità, nel senso che quando si trattava di Fagioli o di Tonali mi sono schierato contro quest'ultimi, mentre invece in questo caso mi schiero a favore del nostro Nicolò Barella. Diranno sicuramente, ecco, finché si tratta di giocatori di altre squadre tutto è tranquillo, i colpevoli sono loro, quando si tirano in ballo giocatori dell'Inter tirate in ballo il coinvolgimento mediatico, l'abuso mediatico e tutte ste belle cazzate qua. No, ragazzi, assolutamente no. E vi dico perché. Perché Nicolò Barella ha ragione. E Nicolò Barella non ha ragione perché è interista, mentre gli altri sono juventini e sono milanisti. Nicolò Barella ha ragione semplicemente per come ha risposto, per come ha postato su Instagram. Lui praticamente ha detto che l'unica verità, riferendosi al giornale che aveva diffuso la notizia, è che siete dei pagliacci. Sono sempre stato zitto fino a questo momento, ma adesso passerò alle vie legali. Bravissimo Nicolò, bravissimo Nicolò. Perché vi dico che Nicolò Barella non è colpevole? Per questo motivo qui, perché ha risposto così, perché ha reagito così. Come ha reagito Fagioli quando è venuta fuori la bufera? È andato subito con la coda tra le gambe a patteggiare per evitare 3 anni di squalifica, ha dato la colpa a Tonali, ha detto che Tonali gli ha fatto scaricare l'app per le scommesse clandestine, ha fatto il verme. Tonali, stessa identica cosa, uguale spaccata, è andato lì, io sono ludopatico, io sono malato, io ho problemi, io sto affrontando un percorso, io sto affrontando il periodo difficile, più difficile della mia vita, neanche avesse un cancro ai polmoni. Quindi la risposta di Barella, che dice zitti tutti, non permettetevi di infangare il mio nome e quello della mia famiglia, è chiaramente un segnale di uno che non ha assolutamente la coda di paglia, di uno che ha la coscienza totalmente pulita. Totalmente pulita. Perché c'è una roba da dire che molti non sanno, o meglio, non vogliono capire. I personaggi pubblici, siano essi cantanti, siano essi calciatori, siano essi giocatori di pallavolo, siano essi attori, non prendono il telefono come noi e si mettono a postare sui social. Prima di postare una cosa sui social, soprattutto una cosa così pesante come quella che ha postato Nicolò Barella, si consultano con i loro team di avvocati, si consultano con i loro team di social media manager. Quindi se Barella ha scritto questa cosa, significa che prima ha parlato col suo avvocato, prima ha parlato col suo social media manager e ha deciso di scrivere questa cosa pesante. Perché scrivendo questa cosa, semplicemente Nicolò Barella ha detto: io su questa cosa non c'entro nulla, io ho la coscienza a posto, voi siete degli avvoltoi, voi siete dei pezzi di merda, voi siete dei pagliacci e io adesso vi querelo. Questa è la sacrosanta verità. Bravissimo Nicolò, bravissimo Nicolò. Gli altri non l'hanno fatto. Gli altri hanno cercato subito di patteggiare, gli altri hanno cercato subito di tirare in ballo malattie come la ludopatia, come il vizio del gioco e tutte queste cose qua. Nicolò Barella ha detto: io non ho mai scommesso, a me non me ne frega un cazzo del gioco d'azzardo, io sono una persona per bene e chi infanga il nome mio e della mia famiglia verrà querelato e verrà punito.
Bravissimo, Nicolò, bravissimo, Nicolò. Io sarò il primo, ma ve lo dico perché mi ritengo una persona coerente e soprattutto mi ritengo una persona onesta. Sarei il primo a condannare un episodio di scommesse clandestine, di abuso di gioco d'azzardo, di partite truccate, se si trattasse di un giocatore dell'Inter. Sarai il primo a farlo, ma in questo caso non lo faccio perché Nicolò Barella non ha fatto nulla di male, nulla di male, e lo dimostra il post che ha scritto. Io invito i giornalai. Li chiamo giornalai perché ormai chiamarli giornalisti è un complimento, ad evitare di scrivere cazzate, verificare le fonti. Non è che appena parla Corona tutti devono essere lì a leccargli il culo. Questo sta facendo i soldi con questa cosa. Ha una fonte, ha delle informazioni, ne imbrocca tante. Sicuramente sa più di me, di te che stai ascoltando e di tanti altri giornalisti. Da bravo criminale, sta buttando in mezzo gente che non c'entra niente pur di monetizzare ciò che sta facendo. Prendersi i 30.000 euro ad ospitata e approfittare del momento di caciara che si è venuto a creare. Io sto con Nicolò Barella e tutti i tifosi con un minimo di raziocinio e con un minimo di intelligenza dovrebbero fare esattamente la stessa identica cosa che sto facendo io. Poi scrivetemi pure nei commenti che sono un cretino, scrivetemi pure nei commenti che sono un fazioso, scrivetemi pure nei commenti che sono il classico interista che nega la realtà. Fate quello che volete. Questa, secondo me, è la verità. Una persona che non ha la coda di paglia ha il coraggio di scrivere queste cose. Una persona che ha la coda di paglia cerca di patteggiare. Punto.